Siamo in compagnia del sindaco Vincenzo Crupi, prima dell'inaugurazione della piscina comunale. I lavori partono nel 2001, finalmente stasera la piscina sarà fruibile non solo per il nostro territorio ma anche per i comuni vicinori. Sì, l'idea della piscina nasce nel 2001, sindaco Pino De Litano, io all'epoca ricoprivo la carica di assessore allo sport, la regione pubblicò un bando per impianti sportivi, decidemmo di presentare un progetto che prevedeva la realizzazione di una piscina coperta. I lavori poi fummo ammessi a finanziamento, i lavori poi furono appaltati e realizzati durante l'amministrazione Zavettieri e poi per una serie di vicende che io non conosco non è stata mai aperta e poi addirittura è stata completamente abbandonata. Noi come amministrazione appena eletti abbiamo fortemente voluto la riapertura di questa struttura perché riteniamo che sia una struttura strategica per tutto il territorio, grazie a un contributo, l'impegno anche economico della provincia che ha concesso al comune un contributo di 50.000 euro per la ricopertura dell'impianto, abbiamo quindi utilizzato questo finanziamento e successivamente abbiamo messo a bando la gestione e oggi siamo qui a inaugurare questa importante struttura che è veramente un'eccellenza e tra l'altro da Reggio ad Ardore è l'unica, oltre a quella insomma, di Melito, ma veramente un'eccellenza e siamo soddisfatti perché restituiamo questa struttura alla comunità perché fino ad oggi i cittadini non ne hanno potuto usufruire. Quindi da domani potrà essere resa fruibile dal pubblico oppure bisognerà aspettare? No, diciamo che il programma prevede che dal 1° settembre, da martedì, ci sarà la campagna di tesseramento, quindi 15-20 giorni ci sarà più un'attività amministrativa e poi si partirà con i corsi. Già nel mese di fine giugno, primi di luglio abbiamo anche fatto il giro delle scuole, ci sono già delle adesioni di massima da parte soprattutto degli asili, ma contiamo di coinvolgere tutte le scuole del territorio. Il comune per quanto riguarda gli asili, le scuole materne di Bova Marina ha già fatto sapere che metterà a disposizione lo scuolabus. E per quanto riguarda invece la gestione della piscina comunale, come vi state regolando? Sì, no, la gestione, abbiamo fatto un bando e è risultata aggiudicataria l'ASI, siamo anche soddisfatti di questo perché l'ASI è un ente di promozione sportiva e all'interno di questo ente lavorano persone competenti, persone di grande professionalità, con ottime capacità e quindi penso che l'ASI offre ampie garanzie su una buona ed efficiente gestione della struttura.